Questa arciconfraternita è ricca di storia, ma anche di opere d'arte, alcune veramente straordinarie. Partiamo sempre da Alfonso di Spigno, perché Alfonso di Spigno lo lasciamo questa chiesa, però dopo non lo troviamo più. Questa serie di tondi che raccontano varie iconografie, tipo l'Annunciazione, la Visitazione, eccetera, eccetera, l'incontro con Elisabetta, sono eseguite nella fase tarda di questo pittore. Il pavimento, quello sul quale sta mettendo in piedi il signore, perché pure il TAC lo sta rovinando, purtroppo è in precarie condizioni di conservazione. È precario, ci abbiamo fatto un complimento. Mentre invece dopo vedremo, e questo va ripreso con attenzione, questa parte che si è salvata perché appunto non si camminano sopra sdegnosamente, è quella serie di mattonelle in surplus, come vi ho accennato prima, della Basilica di Santa Chiara. Loro avevano completato la Basilica, dice che ce ne facciamo, c'è il primo, dice no, c'è una chiesa in costruzione. Queste si sono salvate, dopo ve le osserverete con attenzione, sono molto belle. Ci sono degli uccelli che sembrano proprio che stanno volando, veramente straordinari. Ed è la bottega appunto più famosa dell'area napoletana. Non dimentichiamo che a Ischia, prima di trasformarsi in supermercato, c'era una famosissima bottega tra Laccamino e Casamicciola che è ancora conservata la targa. Io e mia moglie qualche anno fa ci fermammo perché tempo fa ne avevamo comprato proprio un'intera decorazione. Diciamo, ma che cosa? Entrammo là e poi mi ha accattato un salame, un formaggio, perché si è trasformato in un supermercato. Fra poco, ora che passeremo, perché vi ho detto qui è un'arciconfraternita, le arciconfraternite hanno come finalità, a Napoli ad esempio è famosissimo ed è difficile iscriversi, l'arciconfraternita dei Pellegrini. Tu sei iscritto, benissimo. E quando il Signore morirà, in un tempo lontanissimo, nessuno di voi ci sarà, perché lui conta di vivere a lungo, tra gli impegni dei confraterni e quelli di andare a piangere al funerale, perché purtroppo la morte, che prima noi avevamo tutta una serie di riti propiziatori che servivano per esorcizzarla, il morto prima di morire radunava tutti i parenti, amici, collaterali, la servitù, dava raccomandazioni, mi raccomando tu non tradire tua moglie che tu sei un fatente, tu vai a lavorare perché non ti piace il lavoro, tu trovati il marito, eccetera, e poi schiattava. Mentre invece oggi la morte nessuno la vuole conoscere, come se non esistesse. I morti sono costretti nei cosiddetti centri di rianimazione, dove passano a 2.000 euro al giorno per noi contribuenti, anzi per voi, chi non paga il tasso, per voi contribuenti, sono 10 anni per i miei moriti, e poi muoiono nel silenzio più assoluto, i funerali non vanno più di moda, che addirittura ci sono delle persone che seguendo la moda delle prefiche, non le prefiche, come hai pensato lui, prefiche, che in Sicilia piangono. Cioè, se
muore lui. O fratello dice, ma che rimane, i miei si facciano una figuraccia, viene qualche turno del palazzo. Allora chiamo 10-15 persone, dicevo, tiratevi i capelli da capo, piangete, battete le mani, tutto a pagamento. E alcune pompe funebri garantiscono anche una parte di pubblico. Stiamo un tuori, ve lo raccomando, anche perché mi dà una percentuale. Ritornando a quella cassa che fra poco vedremo, elegantissima, gli iscritti all'Arciconfraternita potevano usufruirne per l'ultimo viaggio. Si mettevano un bello vestito, elegante, entravano nella cassa, facevano figuroni, tutto quanto, tutti i pescatori, dice, mamma mia che cassa, quanto è ricco, quanto è bello il suo signore, lo salutammo a vedova per strada. Arrivava al cimitero, tra l'altro Ischia, oltre a tenere 6 comuni, per muse ai cimiteri. E i prezzi sono molto favorevoli, pensate di dare la residenza, perché se morite in una grande città è costosissimo. Qua si muore con... Io ce ne sono due. Come? Io ce ne sono due. Due cimiteri, figurati, uno può scegliere. Allora questa cassa che fra poco ammireremo, elegantissima. Mi correggo, il maestro Lascio mi correggo. Tre cimiteri, mamma mia! Potete fare. Questa cassa veniva utilizzata per il viaggio, poi arrivata al cimitero, che nessuno vedeva più, il morto usciva dalla cassa, umanavano in terra, seppellivano, e vermi si mangiavano. La cassa con una piccola pulitura ritornava in attesa del prossimo confratello. Il bello che dopo che io pubblicai l'articolo con la foto di questa cassa a un'agenzia di pompe funebri di Napoli è venuta l'idea e hanno fatto pur loro una cassa importantissima. Voi sapete che a Napoli c'è un culto, il funerale pure con 4 cavalli. Infatti, se ricordate, quando un paio d'anni fa quella famosa famiglia di brava persona no, a Roma, che in Casa Monica, non mi fa dire che chi mi conosca, vollero fare un funerale sfarzoso per tutta Roma, eccetera. A chi si rivolse? Si rivolsero a questa agenzia di pompe funebri. Dice, ho pulito 4 cavalli, 6 cavalli, 8 cavalli. Tutta Roma impegnata con questi cavalli, molto bene eleganti, che fanno tocco, 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 tocco. Poi si fermano per un momento di raccoglimento, con un'altra volta tocco, 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 tocco. E l'elicottero che buttava i petali di rosa. Buttava i petali percorrendo, che è vietatissimo percorrere il cielo di Roma, però chi sono i Casa Monica, non gli puoi dire niente, se no non si ha mai un cazzo di Casa Monica. Perciò voi ora che vedrete questa cassa, iscrivetevi subito all'Arciconfraternita. Metteteci il pensiero, perché il tempo trascorre inesorabile. Soprattutto in questa stanza qui, di grandissima bellezza e fattura. Ecco, questa... Pigliate idea, l'iscrizione alla confraternita è abbastanza come... Le misure sì, centri, perché se pensate tenga la pancia, devo dimagrire prima, no? Dopo che avete visto e avete meditato su questa cassa, guardatevi a tempo perso anche queste sculture lignee di bellissima fattura, probabilmente di bottega, una è di Picano, che è l'allievo preferito di Giacomo Colombo, un'altra è di un allievo di Nicola Fumo. Spesso queste statue lignee percorrono
in occasione di feste, perché a Ischia c'è ancora l'abitudine, ad esempio ora il 26 a Sant'Anna, sta a fine lo moon, fuoco, botte, fuoco d'artificio, ci sta ancora la tradizione che si vive popolare. E molte di queste tradizioni sono legate a dei percorsi. No, questa è una deposizione. Ah, una deposizione che non si vede niente. Noi, e io indico nel mio libro l'autore, tale Verde, e dico un modesto quanto sconosciuto pittore. Quello è un antenato della dottoressa. Hai tu a correggere subito un libro. Come sconosciuto quanto modesto. Chi è il primo pittore? Perché è filmata Verde.